Secondo Jean-Jacques Rousseau, il voto del popolo può funzionare in due modi. Nel primo, ciascuno di noi va a votare secondo il proprio interesse, votando cioè chi sembra assicurare il raggiungimento di obiettivi che riteniamo importanti per la nostra vita, il nostro benessere. Alla fine si fa la conta dei voti e si vede chi ha vinto. La somma dei voti esprime quella che Rousseau chiama la volontà di tutti. Ma secondo il grande filosofo svizzero, questa non è la vera democrazia. Il vero atteggiamento democratico viene fuori quando uno va nella cabina elettorale e non pensa qual è il mio interesse, ma altresì qual è il partito che, secondo me, farà il bene della mia nazione, della mia regione, del mio comune. Se la risposta coincide con il proprio interesse personale, tutto bene. Altrimenti questo elettore dovrebbe andare contro il proprio interesse e votare per il bene della comunità. Un simile livello di dedizione al bene comune è probabilmente quasi irraggiungibile. Già percorrere una via di mezzo, trovare un giusto compromesso tra aspettative personali ed interessi collettivi, sarebbe veramente un gran risultato. Ma in realtà il quadro che osserviamo anche sul nostro territorio è distante anni luce dall'idea di Rousseau. E l'aspetto curioso è che quello del bene comune è in realtà un concetto che a parole gode oggi di un consenso forse senza precedenti, ma che nella realtà si colloca sempre ai margini, relegato sullo sfondo di quelle che sono le nostre scelte e le nostre posizioni personali. Ciò a cui si assiste quotidianamente è invece una pervicace, autolesionistica polemica continua verso ogni iniziativa, attività, progetto, nel momento in cui viene realizzato davanti a casa mia, tocca ai miei parenti, interessa ai miei affari. Se invece lo stesso progetto viene spostato 100 metri più in là, ecco che magicamente torna ad essere accettabile, anzi auspicabile. L'importante è che non sconfini nel mio cortile, che non tocchi ciò che a qualsiasi titolo è mio. Non lo vogliamo ammettere, ma se escludiamo i pur tanti, sempre comunque assoluta minoranza, che si danno da fare nella vita pubblica e nel volontariato, stiamo diventando sempre più una comunità impermeabile ed ostile a ciò che non rientra strettamente nel personale perimetro di interessi e di convenienze.